Più controllo nel territorio, quello che chiedono i residenti sia a Venezia nella zona della Movida che a Mestre nell'area dello spaccio intorno alla stazione, dove anche martedì sera si sono verificati due accoltellamenti tra extracomunitari, molto probabilmente un regolamento di conti tra spacciatori. È scattato un blitz di polizia amministrativa degli agenti e della squadra mobile lagunare in campo Santa Margherita, cuore del ritrovo giovanile veneziano. 13 extracomunitari magrebini irregolari sono stati intercettati e bloccati, privi di permesso di soggiorno e soliti gravitare in quell'area, creando disturbo e preoccupazione ai cittadini. Sono stati accompagnati al CPR per essere rimpatriati nel paese d'origine. Lo spaccio è alto, ma se nei confronti dello spacciatore che vende la singola pallina, la legge, non noi, la finanza, i carabinieri, l'autorità giudiziaria possono fare niente. Noi li prendiamo, li portiamo in questura, li denunciamo e dove che stanno in libertà? E questo è il tema. Cioè, stanno di nuovo in libertà. E stanno di nuovo in libertà. E questo è un po' il tema sul quale andrebbe, voglio dire, posta un'attenzione. Perché altrimenti chiaramente è un fenomeno. Io, vedrete, vi invito a studiare i dati che daremo oggi di questa operazione che abbiamo fatto stanotte, un'operazione, sottolineo, di polizia amministrativa nelle competenze dell'autorità locale di pubblica sicurezza del questore, che abbiamo preso persone, le abbiamo avviate, stiamo avviando ai centri specializzati per finalizzare l'espulsione. E questo è il tema, però vi invito poi a studiare la storia di queste persone, forse qualcosa ci dice. Questi via Piave, sul caso dell'accoltellamento, lì ci sono gli approfondimenti degli uffici investigativi, ma io questo lo vivo nella certezza matematica che saranno individuati responsabili, motivi, cause, cioè non ho proprio il dubbio che qui non c'è, perché parliamoci chiaramente, qui non è che abbiamo una criminalità super organizzata, mafiosa, che si occupa di questo, abbiamo una serie di personaggi che per la piccola pallina di droga in più o meno fanno questo. È un degrado che territoriale che si registra in realtà. Il sindaco ritorna a chiedere più potere coercitivo antidegrado, ma la nomina di Carlo Nordio a ministro della giustizia per Brugnaro rappresenta una garanzia. Con Carlo ci conosciamo da molti anni, lui ha fatto già delle dichiarazioni pubbliche rispetto alla depenalizzazione. Questo non vuol dire che i reati restino impuniti, si tratta di trovare effettivamente quel modello che potrebbe essere il potere ai sindaci o, come ho detto io, anche ai giudici di pace con poteri penali, tanto da tenere la gente in cella, quelli appunto questi reati minimi, no, che uno vuole depenalizzare, cioè non gli facciamo nessuna iscrizione nel casellario giudiziale, però li teniamo in cella almeno 2-3 notti, insomma, fino a 10 giorni. Cioè, bisogna fare qualcosa, insomma, su questo. È un tema di riforma, non c'è dubbio, della magistratura, della giustizia. Cioè, ognuno fa il suo lavoro, ma siamo in una fase in cui assolutamente bisogna passare dalle parole ai fatti, per cui ci attendiamo degli ulteriori sviluppi.